del lupo. La stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma torna nello storico e splendido scenario delle Terme di Caracalla. Qui il corpo di ballo diretto da Eleonora Bagnato propone dal 21 luglio al 3 agosto 2022, per sole 4 recite, un capolavoro del repertorio moderno, Notre-Dame de Paris, del geniale Roland Petit, titolo già portato in scena con enorme successo nel settembre 2021 al Teatro Costanzi. Il balletto sarà ripreso da Luigi Bonino, direttore artistico del repertorio Roland Petit. Tra gli interpreti annunciati troviamo Bakhtiyar Adamjan, principal dancer della Astana Opera, nel ruolo di Quasimodo. Susanna Salvi e Michele Satriano, che proprio nei ruoli di Esmeralda e Quasimodo, il 17 settembre 2021, al termine della rappresentazione di questo balletto, furono nominati rispettivamente étoile e primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma dalla direttrice del corpo di ballo Eleonora Bagnato. Il primo ballerino Claudio Cocino e Alessio Rezza, neo étoile del ballo capitolino. Insomma, tante stelle sotto il cielo stellato e straordinariamente unico delle Terme di Caracalla. Lo vidi negli anni, prima del 2000, al Teatro alla Scala con Alessandra Ferri e Massimo Mutu interpretare i ruoli in questo balletto. Immediatamente mi affascinò il ruolo di Quasimodo e mi dissi che mi sarebbe piaciuto interpretarlo, e poi è stato così. Infatti lo scorso 17 settembre, alla fine della mia prima recita di Quasimodo, sono stato nominato primo ballerino del Teatro dell'Opera. Ma è un ruolo molto di interpretazione. È molto anche difficile da interpretare come ruolo, ad esempio anche proprio fisicamente, c'è una difficoltà anche proprio fisica, non solo tecnica, perché la gobba non è un costume, non è una gobba inserita nel costume che mi fa gobba, ma è proprio una postura che devo assumere per tutto lo spettacolo e mantenerla durante i passi a due, gli assoli, le variazioni, mantenere questa postura gobba con la spalla. Cioè, in quel momento mi trasformo in Quasimodo, cerco di trasformarmi in Quasimodo. Caracalla per me è il momento più bello della stagione. Io da quando sono piccola che aspetto questo momento con trepidazione, perché è un luogo meraviglioso, appunto, magico. Quando scende la notte si vedono le stelle, spesso abbiamo incontrato la luna piena, quindi è assolutamente una sensazione di immensità grandiosa. È stato un lungo lavoro, in realtà è stata una ripresa, perché già a settembre abbiamo fatto Notre Dame al Teatro dell'Opera, quindi in realtà già lo conoscevamo, però comunque un paio di mesi siamo stati questa preparazione, quindi siamo appunto molto carichi e non vediamo l'ora di essere finalmente in scena con il pubblico, sentire gli applausi. Siamo tutti un unico corpo contento. Un'emozione tutte le volte che danziamo qui alle Terme di Caracalla. Vedrete come è meraviglioso il look e poi anche bello, insomma, l'atmosfera che c'è col pubblico, che è diverso. L'impatto col pubblico nel teatro, l'impatto col pubblico qui all'aperto è diverso. E ci si prepara un po' una vita e poi si va un po' d'inerzia con quello che sia, con quello che abbiamo studiato negli anni, poi lo mettiamo in scena e poi ogni coreografia ha delle differenze, però comunque c'è tutta una base di tanto studio e tanto lavoro, tanta bella soddisfazione. Passione sicuramente, disciplina, dedizione, soddisfazione.
di carattere non è che mi agiti particolarmente, non vedo l'ora ogni volta di andare in scena. Sento di essere nel posto giusto, la vocazione questa. Caracalla è immensa, quindi non, essendo già all'aperto, in più il palcoscenico è enorme, quindi dà proprio questo senso di infinito, no? Quindi anche la danza deve essere grande, senza limiti. Bisogna sempre dare il massimo, sempre, ma anche durante la lezione quotidiana, non solo in scena. Noi siamo proprio educati a dare il massimo, senza tenere niente per noi. L'artista un po' deve fare questo, penso. Beh, la disciplina è essere fedeli a un allenamento quotidiano, a uno stile di vita necessario per fare una cosa del genere. E secondo me è anche un po' una caratteristica caratteriale, perché non tutti riescono a portare avanti un impegno così costante e grande. Quindi secondo me è proprio fedeltà a una scelta, a un impegno.